Andrea Iaconi si avvicina al Teramo anche se non c'è ancora la fumata bianca. I contatti e i colloqui telefonici tra la nuova presidenza e il dirigente continuano fitti. Nelle scorse ore a Iaconi è stato di nuovo prospettato il progetto sportivo che Franco Iachini ha in mente e che potrebbe portarlo a dire sì già in questa settimana. Non è un mistero che Iaconi voglia un progetto pluriennale che contempli il controllo su tanti aspetti della società, a partire dal settore giovanile fino alla prima squadra. L'indicazione, qualora dovesse concretizzarsi la trattativa, è quella di dare un taglio netto col passato, nel senso che Sandro Federico resterà così come Emilio Capaldi, ma non l'allenatore a Genova Maurizzi, che invece non sarà riconfermato e nei giorni che verranno incontrerà la dirigenza per trattare i termini dell'addio. La scelta di cambiare allenatore risale ad alcuni giorni fa, quando la trattativa per il trasferimento delle quote societarie era appena agli inizi. Non si spiegherebbe diversamente, infatti, la telefonata partita da Teramo e diretta a Francesco Moriero, che in quella circostanza però declinò l'offerta biancorossa perché aveva già raggiunto un accordo con la Cavese, ufficializzato infatti lo scorso 3 giugno dalla dirigenza campana. Ma il profilo è quello di un tecnico giovane e che comunque conosca la categoria. Ecco perché c'è anche il profilo di Andrea Camplone. Iaconi conosce bene l'ex difensore biancazzurro, che ha chiuso anzitempo l'esperienza a Cesena nel 2016-2017, prima dell'esclusione dai romagnoli dal campionato di Serie B. Chiaramente serviranno argomenti economicamente e calcisticamente forti per convincerlo a scendere di categoria. Ed è per questo che prima va stilato il progetto Teramo e con questi argomenti poi va convinto il timoniere per la prossima stagione. Ora la priorità è quella che riguarda le firme notarili e i passaggi burocratici che riguardano l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La documentazione è pronta da giorni, mancano solamente gli adempimenti economici che saranno presto messi a posto. A quel punto però il piano di investimenti e di rafforzamento dell'organico dovrà già essere realtà, perché l'intenzione della dirigenza è quella di fare un campionato assolutamente di alto profilo.